Buonasera a tutti. Oggi parleremo di politica, parleremo anche dell'amministrazione comunale di Palermo, ne parleremo con Carmelo Miceli, che è il segretario del Partito Buonasera. Democratico, ma anche con Nadia Spallitta, che è il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, e Stefania Munafò, che è responsabile territorio ambiente del Partito Democratico. Allora, grazie a voi per questa partecipazione. Diversi sono i temi che potremmo trattare stasera, però dobbiamo necessariamente iniziare dalla Reset, perché c'è stato un incontro, e Nadia sorride, c'è stato un incontro della prima commissione con i vertici della Reset, penso con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sono, diciamo, volati, tra parentesi, paroloni grossi, nel senso che pare che il Presidente della Reset non abbia gradito l'intervento di Nadia Spallitta, al punto che la vorrebbe denunciare addirittura. Da quello che mi risulta, pare che Nadia abbia chiesto solamente di conoscere i bilanci, avere dei dati contabili della società, avere delle spiegazioni sulla gestione della partecipata del comune. Mi sembra un normale ruolo che debbano svolgere i consiglieri comunali, però il presidente della Reset non è di questo parere, e quindi c'è stata questa dichiarazione. Su questa dichiarazione però c'è una presa di posizione netta da parte del Partito Democratico, che difende l'operato del consigliere, dell'avvocato Nadia Spallitta. Quindi i protagonisti siete qua in studio, potete chiaramente esprimere il vostro parere. Io ho tentato in passato di invitare il Presidente alla Reset attraverso un dirigente, ma non ho avuto notizie. Nel caso in cui lui volesse partecipare ad una trasmissione, ad un confronto con uno, con voi, io sono Noi saremmo lì. disponibile. Allora, iniziamo dall'antefatto, dal fatto. Nadia, inizia tu, così poi gli altri amici Sostanzialmente poi io intervengono. continuo a sostenere che la gestione delle società partecipate dovrebbe essere più oculata e che una serie di esternalizzazioni di servizi o di incarichi potrebbero essere ridimensionati, se non addirittura evitati. Con riferimento poi alle consulenze esterne, proprio le consulenze, in virtù di una delibera di Consiglio Comunale votata nel 2011, poi confermata nel 2013, addirittura le consulenze esterne sarebbero per le società partecipate del tutto vietate. Tra l'altro, questo obbligo di contenimento della spesa in relazione alle esternalizzazioni agli incarichi esterni nasce da precise indicazioni che la Corte dei Conti aveva dato al Consiglio Comunale, invitandolo ad adottare una serie di misure correttive proprio rivolte al contenimento della spesa pubblica in relazione alla gestione delle società partecipate. Per cui quando io analizzando quei rari documenti di cui riusciamo a entrare in possesso per quanto riguarda la Reset non ha ancora approvato o comunque non ha trasmesso formalmente il suo bilancio. È il primo atto che ci viene trasmesso, tra l'altro non nella forma canonica della proposta di delibera da votare in Consiglio Comunale, ma per conoscenza viene trasmessa alla terza commissione il budget, per cui non sappiamo neanche se quello sarà il budget finale che formalmente dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per lo svolgimento del controllo analogo. E io leggo una voce tra le tante voci che mi lasciano perplessa, leggo per esempio la voce 480.000 per consulenze esterne. È chiaro che rimango perplessa e voglio cercare di capire a chi vengono date queste consulenze, per quali motivi vengono date Sì, queste ma consulenze. la reazione del presente perché scatta? Cioè, Perché io faccio un comunicato e dico che ci sono circa 400.000 euro di consulenze che vengono date a trattativa privata, perché senza un bando pubblico. io chiedo come vengano affidati questi incarichi e mi viene risposto formalmente in audizione che vengono dati senza gare di evidenza pubblica. Chiedo se l'amministrazione della Reset sia dotata di un regolamento che disciplini queste modalità di affidamento degli incarichi e mi si risponde che allo Stato manca un regolamento e chiedo se siano anche a conoscenza di una delibera che vieta questo tipo di conferimenti.
Al mio comunicato mi si risponde che io dico le mie dichiarazioni sono assolutamente non veritiere e infondate e che non si tratta di consulenze esterne, ma di compensi agli amministratori e incarichi vengono definiti Questo dovuti per si potrà legge. accertare nel momento in cui. Anche perché io sono andata anche a guardare il verbale della seduta dell'audizione. In quella occasione il dottore, il presidente della Reset, dichiara che le consulenze sono di circa 300.000 euro. Sempre noi consideriamo al netto dell'IVA questi dati. Per cui lo stesso presidente è contraddittorio perché in commissione fa alcune dichiarazioni, alla stampa ne fa delle altre. E in ogni caso io non vedo l'offensività delle mie Appunto, tu sei dichiarazioni. Il mio scopo è quello di contenere la spesa pubblica in ottemperanza a indicazioni che ad oggi vengono reiterate dalla Corte dei Conti. Quindi non trovo margini. Mi ha stupito molto questa reazione su dati, tra l'altro, che sono stati forniti Allora, su queste pubblicamente. reazioni interviene chiaramente, giustamente, il Partito Democratico nella persona dei suoi massimi esponenti, il segretario responsabile territorio e ambiente. Carmelo. Ma l'intervento credo sia doveroso perché credo che questo quanto accaduto segnali delle anomalie che sono tipiche di questa amministrazione. La prima anomalia è che per procedere a un controllo di quello che è il metodo di spesa, il metodo con cui vengono spesi i soldi pubblici, anziché consentire che il Consiglio Comunale possa esperire il controllo analogo e quindi possa acquisire la documentazione che per legge sarebbe dovuta ai consiglieri comunali, il consigliere Spallitta è costretto, così come tanti altri consiglieri, a dover acquisire documentazione autonomamente attraverso la ricerca, l'acquisizione da siti, chiedere l'audizione del presidente in commissione, procedere a formulare delle domande in commissione, delle domande che chiaramente peraltro risultano discordanti tra le risposte, o meglio, le cui risposte risultano discordanti poi rispetto alle dichiarazioni rese pubblicamente dinanzi ai giornali. E l'anomalia è che dinanzi a chi? Ad un consigliere che ha il mandato popolare di rappresentare il popolo e di custodirne gli interessi, e uno dei principali interessi del popolo è quello di, diciamo, garantire, vigilare sulla corretta spesa pubblica, sul modo di gestione delle somme pubbliche, del denaro pubblico, dinanzi a chi effettivamente non fa altro che ottemperare al suo mandato, c'è un eccesso di reazione. Perché parlare di possibili tentativi di azioni legali, valutare la possibilità di dare incarichi evidentemente anche per procedere con azioni legali nei confronti di un consigliere comunale la cui azione avrebbe potuto in qualche modo ledere l'immagine della Reset è quantomeno un'azione dubbia. Ed è anomalo che lo si faccia proprio nei confronti di quel consigliere che è notoriamente conosciuto come uno dei paladini della giustizia, uno di quegli attenti che sta attento da sempre alle dinamiche, alla correttezza dello svolgimento della macchina politica palermitana. Ma c'è un'altra anomalia. L'anomalia è che alla burocrazia sia consentito di prendere posizione in maniera così forte nei confronti della politica e la politica non reagisca. Ne dico una. Credo che dinanzi ad una reazione di tal guisa il primo soggetto avrebbe dovuto rispondere doveva essere il Presidente del Consiglio e non il segretario di partito, perché il Presidente del Consiglio, soggetto nei cui confronti vengono perpetrate le stesse violazioni che di fatto sono perpetrate in danno della Spallitta, l'omessa fornitura della documentazione contabile per esperire il controllo, è una mancanza nei confronti della Spallitta in quanto consigliere comunale e quindi anche nei confronti del suo massimo rappresentante che è il Presidente del Consiglio. E dinanzi ad una mancanza, il tentativo di fare chiarezza di uno dei consiglieri subisce una reazione, a mio avviso spropositata da parte del presidente di un organo amministrativo, e il presidente del Consiglio rimane in silenzio. Ecco, sono delle anomalie rispetto alle quali io Forse personalmente, da non c'è segretario del stata partito, però su l'occasione, questo una precisazione la forse vuole devo intervenire. fare, perché sulla Reset effettivamente manca il bilancio, non c'è un piano generale di sviluppo, ma è una società di nuova costituzione.
E quindi effettivamente lì non sono stati adottati gli atti e non sono stati trasmessi gli atti, per cui è possibile che ci siano degli elementi discordanti perché non c'è certezza su quale sia il documento ufficiale, in mancanza di bilancio approvato. Però per le altre società devo dire che molte società hanno comunque trasmesso gli atti all'amministrazione, è mancato il passaggio successivo, è l'amministrazione che non li ha poi trasmessi, almeno questo ci vengono a dire i vari consigli di amministrazione sentiti in audizione. Allora le anomalie diventano tre. E allora Stefania, sì. Allora, tu cosa vuoi dire su questa vicenda, perché ti sei associato chiaramente alla reazione del segretario del partito? Sì, io mi associo a questa reazione e soprattutto... Cioè io, affezionato a delle vecchie regole, mi è piaciuta questa cosa che è intervenuto il segretario del partito e anche un esponente della direzione, mi piace questa cosa perché denota uno spirito di squadra. Cioè io interpreto la politica anche così, con i partiti, quindi sarò antico, però mi piace questa cosa e nessuno mi può impedire di esprimere le mie preferenze. No, ma su questo non ci sono dubbi, e io ritengo che a maggior ragione oggi, in un periodo, in un momento politico in cui la politica è assente su molti fronti, il fatto di essere oggi insieme a Nadia a sostenerla, questo dà la dimensione del fatto che rispetto a tutti gli atti che può fare Nadia, così come tutto il gruppo consiliare del PD, è chiaro che dietro di loro c'è un partito e dietro di loro c'è un mandato popolare, persone che le hanno eletti e che quindi è giusto che loro diano conto e ragione rispetto a quelle che sono le spese di della pubblica amministrazione. Quindi questo dico che sia chiaro, cioè i consiglieri comunali sicuramente non sono soli, hanno un partito alle spalle e chiaramente noi saremo sempre pronti a sostenerli. Su questa vicenda, tra l'altro, dico, è chiaro che crea anche dello stupore, cioè di fronte a un consigliere comunale che solleva delle questioni rispetto a delle dichiarazioni fatte da un presidente in commissione, e quindi chiaramente c'è tra l'altro un verbale dal quale si evince che quello che poi dichiara la Spallitta nei comunicati è la verità. Quindi questa reazione spropositata lascia pensare, perché a questo punto è chiaro che il primo campanellino che è scattato è: vogliono fermare l'azione di un consigliere comunale? È possibile mai che ogni volta che la Spallitta, così come altri, sollevino il problema delle partecipate, sembra che si tocchi un tasto dolente? Perché lei ha commesso il peccato originale. Questo assolutamente non lo possiamo consentire. Il problema vero è che questa amministrazione si deve assumere delle responsabilità. Le responsabilità sono quelle che diceva prima Carmelo Miceli. Dico, non è possibile che un consiglio comunale non debba acquisire gli atti, che sono tra l'altro atti importanti per il controllo e poi finalizzati anche al voto del bilancio del Comune di Palermo, perché le società partecipate sono all'interno del bilancio del Comune di Palermo. Quando non si effettua il controllo analogo, non danno i piani industriali, non danno i budget, non danno i bilanci al Consiglio Comunale. È chiaro che anche quando vanno a votare un bilancio si assumono delle grandi responsabilità e lo votano in qualche modo anche alla cieca. Quindi questa amministrazione da 4 anni non fornisce atti che sono importanti e propedeutici tra l'altro anche al bilancio comunale. Rispetto a questo, dico, mi sta sembrando sinceramente come se di fatto fossimo in una monarchia, non c'è più veramente neanche il senso della democrazia, perché anche di fronte alle affermazioni che fa il consigliere Spallitta bastava semplicemente che il presidente si chiarisse con lei lì dove possibilmente non si erano compresi in commissione, fermo restando, ripeto, che c'è un verbale con tanto di dichiarazioni, e lì si chiudeva nel mandato che espleta il consigliere comunale. Dico, ma al di là di questo, dico, il problema è che questa amministrazione purtroppo crea tanti problemi e noi stiamo attenzionando tante situazioni, perché il problema di reset delle partecipate è un problema serissimo sul quale noi sicuramente non faremo nessun passo indietro e continueremo con questa azione di vigilanza e di controllo per capire e verificare come viene fatta, come viene effettuata la spesa pubblica, perché stiamo parlando di incarichi. Tra l'altro lui sul sito della Reset, visto che nel suo comunicato invita a guardare il sito aziendale, io questo l'ho fatto, sul sito della Reset non c'è neanche la voce avvisi e bandi. Io ho potuto constatare che sono stati dati degli incarichi ad avvocati, a società, soltanto con una delibera di consiglio di amministrazione, cioè cose che sono a mio avviso fuori dal mondo. Io faccio sempre un appunto, perché
si ritiene che le società private, anche se partecipate al comune, siano cosa diversa dall'amministrazione comunale. No, io ho sempre sostenuto che siccome sono soldi pubblici, debbano essere soggetti ai controlli a cui sono soggetti le pubbliche amministrazioni. La sempre... legge impone. Sì, lo so, ma l'idea è stata questa, purtroppo... No, ma c'è un profilo anche normativo, la legge impone il controllo analogo quale presupposto per l'affidamento di servizi pubblici in-house. Però... Quindi la condizione è che la società sia assoggettata alle stesse regole, agli stessi principi, alle stesse norme. Purtroppo abbiamo visto la vecchia vicenda Amia, che si basava su questo presupposto, esatto. Ed era sbagliato, io l'ho detto più volte, e si doveva superare, invece si vede che ancora ci sono delle resistenze in questo senso. Ma il problema senso. È che si convincono di essere a casa propria, non si convincono che questa è un'amministrazione pubblica con soldi pubblici, e ti dirò di più, voglio cogliere l'occasione per sollevare altre questioni rispetto a quello che materialmente sta avvenendo al Comune di Palermo. Non molto tempo fa, nemmeno una settimana fa circa, abbiamo sollevato un'ulteriore questione, il fatto che venga fatto un avviso al Comune di Palermo per l'affidamento di chioschi e immobili senza praticamente l'hanno sospeso? No. Io ne ho chiesto fare chioschi e immobili senza dire praticamente, scusatemi, ma senza dire quali siano, e alla domanda loro rispondono che non pubblicano questi siti, i siti quali sono, per paura che vengano occupati. E allora questa amministrazione non sa far rispettare le regole, e allora non sa far rispettare però, la legge. Però voglio dire una cosa, ecco, il fatto che siate presenti in forza qui, che rappresentate il Partito Democratico, mi spinge a farvi una domanda: il ruolo del Partito Democratico, perché in questo momento secondo me è un ruolo decisivo. Ecco, voi come lo volete interpretare questo ruolo? Lei ha già detto alcune cose, però è opportuno che le dica anche il segretario del partito. Allora, noi siamo stati abbastanza chiari. Anche perché già Orlando è in campagna elettorale. Quindi Buon per lui, credo che la vita di Orlando sia stata costellata e sarà sempre costellata lunga di campagna vita, elettorale. Lunga vita all'imperatore, consenti. Auguro di stare sereno, semplicemente. Io dico lunga vita all'imperatore, non dobbiamo essere noi palermitani, non dobbiamo essere mai limitati nell'esaltazione delle persone. Noi riconosciamo a Cesare quel che è di Cesare, però riconosciamo, se mi consentite, al Partito Democratico quello che è del Partito Democratico. Il ruolo del Partito Democratico è uno ed è chiaro. Intanto l'amministrazione ha già chiaro un dato: il Partito Democratico c'è, esiste, è in salute, è unito, vigila, controlla e continuerà a fare quello che fa Nadia tutti i giorni su tutti i fronti. Non esisterà possibilità di aprire un mercato delle vacche. Abbiamo già restituito al mittente gli ultimi tentativi spiccioli di possibilità di aprire trattative e quant'altro. Non è una cosa che ci interessa. Non ci interessa l'ipotetica riunione del centrosinistra, come qualcuno tenta di fare, su un'ipotesi di legislatura di fine mandato, per poter immaginare così di arrivare serenamente ad una spartizione del potere palermitano. Non è una cosa che ci riguarda. Abbiamo fatto la nostra opposizione. Abbiamo il dovere di fare una battaglia di opposizione e quindi di vigilanza, ma siamo soprattutto obbligati a pensare alla costruzione del futuro. E nella costruzione del futuro noi anticipiamo già 9 di aprile del 9 di aprile del 2016 abbiamo la prima grande manifestazione su Palermo. Una manifestazione sarà aperta alla cittadinanza. Avente come oggetto? Palermo domani. Ok, quindi... Palermo domani, la costruzione della Palermo di domani, è una Palermo possibile, una Palermo nella quale sia chiara quella che è la visione di Palermo. Mettici pure un numero, perché siccome ogni volta Orlando mette 2018, tu mettici 2037 come le società telefoniche. Il lungimirante, 2050. No, come le società telefoniche. Non mettiamo un numero perché l'ambizione della Palermo di domani è avere una città che possa avere dei progetti a brevissimo, medio e lunghissimo termine. Cioè, riuscire a costruire, ad immaginare un futuro nel quale non sappiamo se sarà metropolitano o meno. Intanto a fare una cosa di una semplicità estrema: tornare a rendere bellissima Palermo, semplicemente prendendosi cura di Palermo. Perché Palermo è una città bellissima che si trova. Rimanendo a Palermo. Rimane, soprattutto rimane. Questa è la sfida.
La sfida è rimanere a Palermo e fare di Palermo una città nella quale valga la pena venire a vivere. Questa è la vera sfida. E questo già con le piccole cose si rende possibile. Il fatto possibile. È che se tu per esempio diventi tu sindaco di Palermo, poi ti candidi alle europee e quindi sei costretto ad andare al Parlamento europeo, poi magari diventi presidente dell'ANCI e devi fare il presidente dell'ANCI, poi va a fare il presidente dell'ANCI nazionale e quindi gli impegni saranno ancora maggiori. Allora la domanda è, poi secondo te quanti giorni rimarresti a Palermo? Io? Diciamo no, tu, io, credo... io non voglio nominare io altri, credo che però ho... con tutti questi impegni tu quanti giorni potresti rimanere a Palermo e dedicarti effettivamente alla città di Palermo? Perché il nodo è questo. Io credo che il tempo va determinato in funzione degli impegni che ci si assume dinanzi alla cittadinanza. Io ad oggi ho un impegno che ho assunto dinanzi agli iscritti del Partito Democratico che mi hanno votato e rispondo rispetto al tempo che ho deciso di spendere anche provando a quantificarlo. Ho un fine mandato che è ottobre del 2017, ma ad ogni buon conto, qualora dovessero in qualsiasi momento gli iscritti al mio partito ritenere che il tempo è finito perché non lo ottemperiamo, non lo spendiamo bene, io farei un passo indietro. Però, rispondo io. Insomma, per fare il sindaco di Palermo bisogna stare a Palermo. Se esatto. Tu ci rimani del giorno al mese e poi ricevi per in due giorni... Per fare il sindaco di Palermo bisogna voler fare il sindaco esatto, di Palermo. Quindi, e non, fare il sindaco e non utilizzare... di Palermo per voler fare prima il presidente dell'ANCI e poi il candidato alla presidenza della regione non è un buon modo per fare il sindaco di Palermo. So che stai pensando anche allo slogan. E poco fa parlavamo e poi allora io ho sentito, non so se l'hai detto tu sta battuta, cioè, lo sa fare, cioè, ma in casa c'è chi lo fa meglio di te. È una vecchia battuta, cioè, le dico grazie. Io dico una cosa, per esempio, lo sa fare. Noi a Palermo ci conosciamo tutti e sappiamo chi coniò quello slogan. E sappiamo pure che chi coniò quello slogan non più tardi di 15 giorni fa, da consulente esterno a titolo gratuito del Comune di Palermo, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera lapidaria, dicendo che abbandonava quell'incarico perché era stato tradito il mandato che c'era dietro l'incarico e quindi anche dietro lo slogan, perché si era immaginato con il lo sa fare di immaginare poter costruire un brand per Palermo. C'è una città che fosse in grado, il termine Palermo, di echeggiare in Europa, nel mondo, per la sua bellezza e nelle sue varie sfaccettature amministrative. Il consulente non è mai stato confortato, né si è mai chiesto il suo sindaco. E se n'è andato. E allora, Nadia, e allora, il Consiglio Comunale, come procede come procedono i lavori in Consiglio Comunale? Che abbiamo visto zona a traffico limitato. Ci sono ricorsi in itinere. Secondo te inizierà il 1 marzo questa zona oppure ma dipenderà anche dalla decisione immagino del TAR, perché io credo che prima del 1 marzo ci dovrebbe essere una prima udienza cautelare e quindi il TAR darà anche delle indicazioni da questo punto di vista se dovesse esprimersi prima. Però dichiariamo che voi non siete contrari alla mobilità. Da un punto di vista politico però ti anticipo che è stata convocata una conferenza dei capigruppo con l'assessore Catania, dovrebbe essere domani, perché i vari capigruppo vorrebbero apportare una modifica alle attuali zone a traffico limitato, seguendo una serie di indicazioni che vengono dai vari partiti. Alla luce sicuramente della battaglia politica fortissima fatta dal Partito Democratico in aula, non contro ZTL in astratto, ma contro queste che non sono effettivamente zone a traffico limitato e sono invece uno strumento economico, sono uno strumento economico ma non uno strumento limitativo dell'inquinamento. Alla luce proprio di queste battaglie, l'intera conferenza dei capigruppo vuole rincontrare l'assessore Catania per introdurre una serie di rettifiche, anche accogliendo delle nostre istanze, per esempio sulle fasce orarie, sul fatto che i residenti non debbano pagare, perché la legge prevede o l'esenzione totale o abbattimenti per i residenti. Ovviamente gli invalidi non devono poter transitare liberamente, sì, come per legge. Si dovrà ritornare in consiglio, ma allora, una cosa domani, devo chiedere velocemente. Sì. Devo chiedere una cosa velocemente. Cioè, io ho assistito a 5 minuti di un intervento di un
consigliere onorevole, il quale sosteneva che la delibera, l'abbiamo detto l'altra volta, lo ripetiamo, non si poteva approvare perché doveva essere approvata prima dell'approvazione del bilancio. Lo sosteneva io, l'ho sostenuto in aula. Non c'è più la commissione di controllo, non c'è più. Dico, ma chi controlla? Se questo è un atto viziato, lo è. Ma chi lo deve dire? Lo è. Per questo ci sarà. Io ho sentito, non lo dico io. Se ho sentito dire che è viziato, chi lo deve bloccare un atto del genere? Deve essere solo il TAR. È mancanza di controlli interni, è mancanza di scelte politiche più prudenti e più attente alle dinamiche contabili, è solo un giudice amministrativo può intervenire. C'è un problema politico. Cioè per quello che ho sentito, per quello che ho sentito dalla viva voce in diretta. No, è così. È così le tariffe. Cioè lui dichiarava che era un illecito amministrativo. No, c'è un profilo di legittimità grave legato al fatto che le tariffe possono essere votate solo prima e in allegato al bilancio, dopodiché, e non sicuramente dopo. Dopodiché pure questo consigliere vota questo atto. Non lo so. Quella è una questione. Allora, Stefani. Sulle contraddizioni dei... No, ma la contraddizione politica capisco. Noi intanto per non farci mancare nulla, se non questo fine settimana, se ci autorizzano questo fine settimana, altrimenti il prossimo, noi scendiamo in piazza con una nostra petizione, continuiamo con la petizione sulle ZTL e proponiamo durante la petizione il biglietto unico, intanto anche è una delle nostre proposte. No, ma è previsto nel piano generale del traffico, l'avevamo già previsto e non hanno neanche ottemperato a un'indicazione data nel piano generale del traffico. Ma insieme parlare proponiamo Stefania anche delle tutta una serie di iniziative sulla nostra idea di ZTL un po' più complessa e articolata. Stefania, su allora, questo argomento ZTL, è giusto che intervenga no, pure no, tu. No, figurati, sulla ZTL è chiaro, così come è stato detto prima, non è che noi siamo contrari alle ZTL, così come non lo siamo mai stati al tram. Dico questo giusto per ribadirlo e chiarirlo sempre, anzi, il problema è stata da sempre l'impostazione della questione, perché cioè, pagare una ZTL, e già si sa tra l'altro che gli introiti della ZTL andranno ad Amat, e quindi pagare un tram che non va in centro e quindi io devo pagare la ZTL per un tram che non arriva in centro, sinceramente è paradossale. Dico, il punto è anche su questa questione, perché dico Amat e mi si accendono le lampadine, rispetto per dire ad Amat, sempre sotto forma informale, perché non sono arrivati mai con proposta di delibera né in consiglio comunale né in commissione, hanno inviato anche il budget dell'AMAT. Se già nel budget dell'AMAT loro dichiarano di avere per il 2016 una perdita di 7 milioni di euro e poi dicono che fanno le assunzioni, cioè io vorrei capire come funziona. Cioè io dichiaro già che per il 2016 avrò 7 milioni di euro, dichiaro che farò le assunzioni e quindi cioè, e poi nello stesso tempo tasso i cittadini che devono entrare in centro dove non c'è il tram, cioè sono delle contraddizioni veramente assurde. Quindi la questione, ripeto, della ZTL sicuramente va affrontata. Io mi auguro che il TAR questa volta intervenga prima rispetto all'ultima volta, perché se ben ricordi l'ultima volta erano partite e poi si è dovuto provvedere a rimborsare i soldi ai cittadini. Quindi mi auguro che questa volta quantomeno si intervenga prima, si prenda una posizione e si riveda la questione, dico, perché veramente mi sta sembrando un volere tartassare tra l'altro i cittadini in un momento in cui nessuno riesce tra l'altro a comprendere il perché di una tariffa fissa per tutti. Cioè tu che cosa mi stai dicendo? Che se io pago non inquino. La ZTL nasce con un altro spirito, stiamo parlando di inquinamento atmosferico, di salute, dico. Quindi tu non puoi poi autorizzare tutti ad entrare dietro comunque il pagamento di una tassa, dico, perché una tassa, la tassa di circolazione, il bollo, la paghiamo già. Quindi non vedo per quale motivo ci devono imporre un'altra tassa, e questo è il Perfetto. Punto. Penso che ritorneremo su questi argomenti, io vi vorrei invitare più spesso in trasmissione, so che Carmelo è sempre impegnato. Speriamo che sia più disponibile. Vabbè, è candidato sindaco, perché, quindi dico, non lo faccio la volata di mattina. Vado. Al di là della simpatia personale, io ho detto sempre: largo ai giovani, questa città ha bisogno di nuove forze, i vecchi, gli anziani, mettiamoli da parte, nuove forze, perché una città come Palermo merita un impegno vigoroso
è nuovo, quindi con questo augurio io vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto, grazie, ringrazio i telespettatori, buonasera grazie, a tutti. Buonasera.